Siamo in compagnia del professor Vittorio Altomare dell'Università Campus Biomedico. Benvenuto, professore. Grazie dell'invito. Quanto è importante la mobilità per la prevenzione di una donna e in genere per l'essere umano? La mobilità e l'attività fisica in generale è uno dei fattori di riduzione del rischio primario dei tumori e delle malattie cardiovascolari, quindi è di fondamentale importanza. La letteratura dice esattamente che almeno 30 minuti di attività fisica sono indispensabili proprio per la prevenzione di questa patologia. Il periodo del lockdown ha creato degli allontanamenti al controllo da parte delle donne, Sì, vero? Cos'è cambiato? purtroppo sì, c'è stato sicuramente un ritardo nell'accesso alla prevenzione e allo screening. Quindi per molte donne, anche quelle che all'inizio del lockdown si sono trovate con una patologia in corso, hanno rallentato i propri trattamenti e le proprie cure e quindi questo ha determinato un ritardo nella diagnosi. Per le donne che vogliono curarsi bene e vogliono controllarsi, cosa devono fare e a chi devono rivolgersi? Dal 2016 la Comunità Europea, la Commissione Europea ha definito quali sono i centri di eccellenza a cui rivolgersi per avere accesso a delle cure appropriate, le cosiddette breast unit, per cui l'invito è che le donne sempre e comunque, sia in fase di prevenzione che di cura, sappiano e possano accedere a questi centri, delle breast unit, che sono ormai diffuse su tutto il territorio nazionale. Ci vediamo quindi in bici in rosa nella settimana europea della mobilità Ben sostenibile. volentieri, due parole su Bici in Rose, un evento che abbiamo organizzato al campus biomedico dove io lavoro e sono responsabile della Breast Unit, proprio per voler mettere insieme questi tre aspetti, cioè la prevenzione, la giusta cura nei centri di senologia e poi la mobilità sostenibile come quella che è la bici, che è fondamentale proprio per prevenire l'obesità e la sindrome metabolica, che sono i due fattori di rischio per il tumore al seno. E come sa, io amo andare in bici, quindi il prossimo appuntamento sarà in bici col professor Altomare. Ben volentieri. Grazie, grazie A al professor voi. Altomare, grazie.